San Pietro, San Pietro. Chi è San Pietro? È il discepolo di Gesù che è diventato il primo papa. Ovviamente. Ma c'è una cosa che la Chiesa non ha mai detto. In realtà San Pietro non era un uomo come tutti gli altri, perché San Pietro era una lepre. Le prove sono ovunque. La mitra del papa non ha alcun senso, perché in verità era disegnata per un coniglio. Voi volete offendere Dio dicendo a gente che San Pietro è lepre? Sei un mostro! Non hai diritto di indossare la mitra! Riferire a gente che San Pietro è coniglio è una cosa blasfema! Ammettete voi sbagliato o brucerete in inferno! È per queste sciocchezze che Gesù ha voluto mettere un coniglio a capo della sua chiesa! Vostra Santità li torturi! Torturarli? Ma Pil, penso che tortura e tutti questi ninja non essere cosa molto cristiana! Non è possibile! È arrivato Gesù! He is risen. He is risen. Let the voices sing his praises on this holy day. He is risen. Pensavamo che tu fossi morto in Iraq. Com'è possibile? Ho il dono di poter risorgere. O l'avete dimenticato? Detto, adesso capisci perché ho messo un coniglio a capo della mia chiesa? Perché gli uomini si fanno traviare facilmente. San Pietro era davvero un coniglio. E il Papa deve essere un coniglio. Fatelo fuori! Cosa? Va contro la Chiesa, quindi deve morire. Ho capito cosa vuoi dire, Bill, ma non credo che uccidere Gesù sia molto cristiano. In diretta dal Vaticano, la nostra vigilia di Pasqua! Vostra Santità, qual è il messaggio da dare al mondo per spiegare come bisogna vivere? Sembra che non dica niente. Infatti, ed è esattamente ciò che intende Gesù.